Credo che sia arrivato Giulio Armando. Legge qui. Eccoci, siamo arrivati. Adriano ci aiuterà. Ciao Esmeralda, come stai? Molto bene, Adriano. Buonasera, Dominga. Buonasera. Andiamo a caricare i bagagli e dopo aiutiamo Dominga. Sopra il tavolo ci sono due sacchi. Ah, sì. Li prendo io, li porto in macchina. Li porto in macchina. Da dove sei? Mi ero nascosto dietro la porta. Sì. E mi ha fatto uno scherzo. Venga con me, Dominga. Per favore, Adriano, vedi se Esmeralda ha bisogno di qualcosa. Sì, certo. Ecco qui la tua borsa. Devo prendere altro? Niente, niente, Adriano. Andiamo? Andiamo. Aspetta. Aspetta un attimo. Va bene così, Cristiana, sono bellissime. Non capisco perché avete voluto mettere quei fiori, tanto Esmeralda non può vedere. Beh, certo, ma è perfettamente in grado di sentire il profumo delle rose. E poi il tatto le farà capire com'è fatta la stanza. Ah, speriamo che sia di suo gusto. Ma certo che le piacerà. Una camera come questa è degna di un principe, come minimo. Esmeralda è la fidanzata di Giulio Armando e dovrà sentirsi come a casa sua. Ma sì, certo. Le attenzioni e i riguardi che prima aspettavano a Graziella adesso sono per quella contadina cieca. Se me l'avessero detto, non ci avrei mai creduto. Non capisco perché te la prendi tanto, Fatima. È stata tua l'idea di far venire qui Esmeralda. Devi scusarmi, Bianca. Ma in certi momenti mi ricordo di quanto ha sofferto mia figlia e provo tanta rabbia. Del resto, devo riconoscere che le cose che si è costrette a fare con la forza non portano a nulla di buono. Sì, sono d'accordo con te, Fatima. Ma non possiamo far altro che rendere la permanenza di Esmeralda il più gradevole possibile. Certo. La permanenza di Esmeralda è della donna che l'ha allevata. Mi preoccupa il fatto che Dominga venga a stare qui, bambina. Anche a me, Cristiana. Se viene qui, in qualunque momento può rivelare il nostro segreto. E confessare a Rodolfo che Giulio Armando non è suo figlio. Si sente a suo agio? È abbastanza comoda. Non si preoccupi. Vedrà che si troverà bene alla casa grande. Ah, ecco, li ho trovati. Che cosa cercavi? Gli orecchini con gli smeraldi. Questi li indosserò alla casa grande. Siete pronti? Sì, sì. Allora vai via, principessa. E così hai proprio deciso. Lascerai solo il tuo povero Melesio. Ma è soltanto per qualche giorno. Ascolta, voglio chiederti un grosso favore. Sì, 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 sì. E dimmi, principessa, vuoi che venga con te per farti compagnia? No, no, Melesio. Se tu te ne vai, Melesio morirà di nostalgia. Come farò senza di te, Esmeralda? No. No, Melesio, non essere triste, ti prego. Ti prometto che quando tornerò andremo insieme alla grotta della cascata. Io lo so che ti piace sì, non è vero? Sì, sì. E nel frattempo, principessa, che cosa farà il povero Melesio? Senza di te. Dai, su, non fare così. Ascolta, perché non vai a fare visita a Firmino? No. Così gli dici che sono alla casa grande. No, 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 la mia principessa se ne va via e non tornerà più. Si dimenticherà del suo amico Melesio, che è brutto e scemo. No. No, 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 no. Tu non sei né brutto né scemo. La tua bellezza è qui dentro. Nel tuo piccolo grande cuore. E poi lo sai che ti voglio bene. E te ne vorrò sempre. Sì, sì, sì. Sempre. Sì, sì, sì. Ti mando tanti baci. Tanti baci, sì, sì, sì. Ti affido la casa di Esmeralda, Melesio. Sì, 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 ci penso io. Sì, 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 sì. Tranquillo, Melesio. Ci vedremo presto. Addio, mia principessa, addio. Non ti dimenticare mai di me, eh? No, non ti dimenticherò. A presto, Melesio. Ciao. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Melesio. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Ah.
che Dio vegli su di te, mia principessa. Mamma, eccoci, siamo qui. Lo vedo, figliolo. Benvenuta. Come sta, Dominga? Si sente un po' meglio? Stare qui da noi le farà sicuramente bene. Ma venite, vi faccio vedere le vostre stanze, spero che vi piaccia. Sì, sì, venite, andiamo. Finalmente sono arrivate le nostre graditissime ospiti. E io che cosa ci posso fare? Che cosa? Dobbiamo andare a salutarle e a dare il benvenuto. Mamma, non vorrei costringermi a farlo. Avanti, figliola, andiamo. Non fare quella faccia, te lo chiedo per favore. Sai, nemmeno a me piace questa farsa per niente, ma dobbiamo farlo. Grazie, Adriano. Di niente, signore. Spero che ti troverai bene qui, Esmeralda. Sì, signora. Grazie di tutto. Non hai niente da ringraziarci. Anzi, al contrario, grazie a te per aver accettato il mio invito. Non credere sia stato facile convincerla. Perfetto. Dominga si sistemerà nella stanza di fianco. L'accompagno io. Per favore. Prego, prego. Vengo con voi. Giulio Armando, mi sento un po' in imbarazzo con tua madre. Non ne hai motivo. Le sei piaciuta sin da subito. Ti chiedo un grosso favore, figliola. Allontanati da Giulio Armando. Che succede, Smeralda? Ho detto qualche cosa che non va? No, no, figurati. Benvenuta. Grazie. Ciao, Esmeralda. Salve. Ci hai riconosciuto, vero? Dicono che chi non ha la vista ha il senso dell'udito molto sviluppato, non è così? Sì, è proprio così, signora Fatima. E le tue cose? Non dirmi che le hai già sistemate. No, zia. Chiederò a Cristiana di metterle a posto non appena avrà finito con quelle di Domingo. Ah, ma non è il caso di aspettarla. Ecco, potrei aiutarla io a sistemare i suoi bagagli. Perché non vai a preparare qualcosa da bere per Esmeralda? Penserò io a tutto. Avanti, va, ti darà una mano Graziella. Sempre che non ti dispiace, Esmeralda. No, non mi dispiace affatto, signora. Allora andate pure. Bene, voglio che tu prenda confidenza con la tua stanza. Sì, vieni, attenta. Ecco, questo è il tuo letto. Sì, vieni, vieni. Questa è una panca. E qui, sul tavolino, ho fatto mettere dei fiori per darti il benvenuto. La ringrazio molto, signora. Mi piacciono tanto i fiori, sa? Sì. Dove sono? Sono qui, cara. Toccali. Che bello. Ah! Oh, santo cielo! Che cosa ho fatto? Che disastro, Esmeralda! Oh, hai fatto cadere il vaso di cristallo, era preziosissimo! Non credevo che fossi così maldestra! Che è successo? No! Il vaso di cristallo finissimo di Boemia che apparteneva a tua nonna aveva un valore inestimabile! Che disastro, è andato in mille pezzi! Com'è andata? L'ha fatto cadere! È un danno irreparabile. Ma io non l'ho nemmeno toccato. È vero, ma hai toccato le rose. Certo, non l'hai fatto apposta, ma è andata così. Ma non è possibile, non riesco a spiegarmi. No, no, scusa, hai ragione, la colpa è mia. Non ci ho pensato, con il fatto che non puoi vedere è bastato un lieve movimento per far cadere il vaso. Mi dispiace moltissimo, mi scusi. No, non ti preoccupare, tesoro. Ma sì, poverina. Dopotutto, era soltanto un vaso, prima o poi doveva rompersi. Vado a dire a Cristiana di venire a raccogliere i vetri. Potresti tagliarti e questo non deve accadere, scusate. Giulio Armando, mi dispiace tanto. Non è successo niente. Un incidente può capitare a chiunque. È che non lo so. Non mi spiego come sia accaduto. Non l'ho nemmeno toccato, te lo giuro, è la verità. Esmeralda si sente a disagio. È naturale. Lo so. Ecco. Il primo danno è stato fatto. Cos'è successo? Ma niente, quella ragazza ha rotto il vaso di cristallo che era appartenuto alla nonna. Oh no, era prezioso. È così maldestra. Le ho detto che avevi fatto mettere dei fiori nella sua stanza e lei ha voluto a tutti i costi toccarli. Naturalmente ha fatto cadere il vaso che è andato in mille pezzi. Cristiana, fammi un favore, va a mettere un po' di ordine là dentro.
Ci sono pezzi di vetro da tutte le parti, e poi l'acqua, i fiori, insomma, ha combinato un vero disastro. Sì, Fatima, vado immediatamente. Aspetta, vengo con te. Sì, sì, andiamo noi due. Adesso bisognerà farle credere che sia stato un incidente. Certo, sono cose che succedono quando si ospita in casa una ragazza cieca. Lasciami passare. È lei che mi ha sbarrato il passo. Non so più come dirtelo, devi smetterla di venirmi a cercare. Si sbaglia, signorina. Volevo chiedere alla fidanzata del dottore se aveva bisogno di qualcosa. Beh, fammi il favore di aspettare qua fuori. Se avranno bisogno di te, ti chiameranno. Sì, signorina Peñareal. Sono ai suoi ordini. Non ti devi preoccupare, Esmeralda. Ma certo. Basta che nessuno di noi lo vada a dire a Rodolfo e tutto andrà a posto. Per favore, zia, cosa vuoi che gliene importi di un vaso? Dimentichi che era di tua nonna. E sappiamo bene entrambi quanto tuo padre tenga alle cose che sono appartenute alla nostra famiglia. Mi dispiace. Zia, smettila di farla sentire in colpa. Ah, no, no, Esmeralda, no. No, devi scusarmi, forse ho esagerato. Ad ogni modo, tutto quello che c'è in questa casa un giorno sarà tuo e potrai disporne a tuo piacimento. Beh, certo, nel caso in cui tu sia sempre convinta di sposare Giulio Armando. Stanne pur certa, zia. Vero, amore mio? Che cos'hai, Graziella? Niente, un po' di mal di testa. Hai preso qualcosa? Sì, zia, spero che mi faccia effetto. Beh, non farci affidamento. La tua emicrania è dovuta alla tensione, all'angoscia. No. Scusa, Fatima. Vuoi un caffè o ti preparo un tè come al solito? Ma certo che voglio un tè. Figurati se dopo una giornata come questa bevessi del caffè. Non chiuderai occhio per tutta la notte. Ma perché ci sono tre piatti? Chi deve venire a cena? Nessuno. Solo Esmeralda, Giulio Armando e Dominga. Cosa? Perché ti stupisce tanto? Sei stata tu ad invitare quelle donne. Solo Esmeralda. La donna che l'ha allevata, Dominga, è talmente volgare che... Deve essere sicuramente un'idea di Cristiana. Da un po' di tempo siete già paladina delle classi inferiori, contadine e popolane. Dominga è un ospite, è stata invitata dalla famiglia e ha il diritto di cenare con noi. Senti, è giusto che Esmeralda ceni al nostro tavolo, ma il posto di Dominga dovrebbe essere in cucina. Per quale motivo non può cenare con la servitù? Non capisco. Fatima, che cosa può cambiare per te se quella donna viene a sedersi alla nostra tavola? Fammi un favore, non rendere le cose più difficili. E va bene. Spero soltanto che non mi vada di traverso la cena. Il tuo tè. Ah, come vola il tempo. Si è fatto molto tardi, Giacinta. A questo punto rimani qui, zia. Perché vuoi andartene? Già, è ai miei nipotini che ci bada. Ah, beh, ci penserà la loro mamma. Tu sei soltanto la nonna. Come soltanto? Ti conviene restare. Ti perderesti un bello spettacolo. Non hai idea di quante ne stia combinando la signora Fatima alla povera Esmeralda. Non essere pettegola, Giacinta. Ah, non sono affatto pettegola. Mi limito ad osservare le cose. A sentire lei sta andando tutto bene con Esmeralda, ma si vede che non la può sopportare. Oh, sta attenta, sta bruciando tutto. Shh. A malapena tiepido, non ti preoccupare. Ma non sai che ai signori piace così? Va di là in sala da pranzo, su, e chiedi a Cristiana se possiamo già servire in tavola. Ma insomma, muoviti, vai! Ah, sì, ho capito, vado! Come sta, Dominga? Se continua così, presto riprenderà a parlare. Mi auguro che tu abbia ragione. Deve essere terribile non poter parlare. Non sai quanto. Sembra che voglia dirci qualcosa dal modo in cui ci sta guardando. È vero, avrei molte cose da dire. Ti ringrazio molto per aver accolto in casa Esmeralda e Dominga, mamma. Esmeralda non mi dà fastidio, figliolo, ma le circostanze in cui ci troviamo non sono certo le migliori. Mi secca un po' che stia in casa nostra mentre ci sono anche Fatima e Graziella. Non dimenticare che tua cugina è stata la tua fidanzata per molti anni. Per fortuna ci siamo lasciati in tempo. Se ci fossimo sposati, credo saremmo stati infelici. Figliolo, devo confessarti una cosa.
Sono andata a parlare con Esmeralda per chiederle di allontanarsi da te. Tu? Potevo anche non dirtelo, ma mi sarei tenuta un peso sulla coscienza. Mi dispiace che sia stata tu, mamma. Sinceramente mi sarei aspettato una maggiore comprensione da parte tua. Sai, pensavo gliel'avesse detto mio padre. Oh, ti prego, perdonami, figliolo. C'erano di mezzo Graziella e la volontà di Rodolfo e desideravo soltanto averti vicino. Volevo che tu fossi felice. Esmeralda è la mia felicità. Perché non lo capite? Smettetela di ostacolare il mio matrimonio. Ah, è arrivata la posta? Sì, signora Fatima. Dammela. La porto dentro io. Posso esserle utile? No, no, Dionisio, ti ringrazio. Signora Fatima, mi scusi se mi permetto, ma volevo proporle una passeggiata nelle terre del signor Rodolfo. Conosco posti molto belli, come il torrente, la grotta della cascata. Oppure potremmo andare in paese. Ci penserò, Dionisio. Va bene, come vuole. Resto a sua disposizione, signora. Chissà, forse commetto uno sbaglio, tesoro. Magari Fatima ha ragione. Ospitare qui da noi Esmeralda è la soluzione migliore. È l'unico modo per conoscerla meglio, però... Mamma, sono certo che quando la conoscerai, le vorrai bene come a una figlia. Oh, prego Iddio che tuo padre si convinca ad accettarla, perché in caso contrario soffrirò molto. Io invece non mi aspetto niente. Da papà. Approfitterò del fatto che sarò in città per cercarmi un lavoro. Cosa? Un lavoro? E dove vorresti lavorare? In una clinica o in un ospedale. Ma è il tuo ambulatorio. Ci tenevamo tanto che tu aprissi uno studio medico. Più avanti, mamma. Vedrai che prima o poi l'aprirò. E voglio farlo senza che nessuno mi aiuti. Dai per scontato che tuo padre ti toglierà l'eredità? Sì, mamma. Perché, figliolo? Non ti sei ancora sposato con quella ragazza. Potrebbero succedere molte cose. Magari ci ripensi. No, mamma, oramai ho deciso. Convinciti che io e Esmeralda d'ora in avanti siamo una cosa sola. E che la sua vita sarà unita alla mia per sempre. Una lettera per Giulio Armando. Mi spieghi per quale motivo siete venute a stare qui tutte e due? Tu in fondo un posto dove stare ce l'hai. Forse avevi paura di restare in casa da sola. Ah, Dominga, non ci posso credere. Non sarai preoccupata per Esmeralda? No, no, qui non corre nessun pericolo. Non temere, c'è Giulio Armando, la proteggerà. E anche se sono solo una povera vecchia, farò il possibile per farla sentire a suo agio in questa casa, che è anche sua. Se Dio vuole, non appena Giulio Armando avrà in mano i documenti che servono, si sposeranno. Se sapesse che sono già sposati. Per questo, Dominga, non è assolutamente necessario rivelare il segreto che soltanto noi due sappiamo. Non è necessario parlare. No. No. Che significa? Che sei venuta qui con l'intenzione di confessare a Bianca che Esmeralda è sua figlia? Sì. Sì. Ora siamo nel giardino. Da qui si vede il picco che è il simbolo della famiglia Peñareal. Tutto ciò che si riesce a cogliere con lo sguardo da quella cima è di mio padre. Beh, è anche tuo. Giulio Armando, che cosa succederà quando tuo padre verrà a sapere che ci siamo sposati? Credi che ti toglierà l'eredità? Tesoro, forse abbiamo fatto uno sbaglio. Che cosa vuoi dire? Che per causa mia stai rischiando di perdere tutto quello che ti appartiene. Ma non mi importa. Ora ho te, tesoro. E con il tuo amore conquisterò il mondo. Sì, staremo insieme sempre. Ascolta. L'amore che ci unisce è invincibile, Esmeralda. Ti prometto che ti renderò felice. Dominga, ti prego. Non dire niente, non ora. Ho sempre appoggiato la loro relazione. Sto cercando di mantenere l'armonia in questa casa. Non devi assolutamente rivelare il nostro segreto, sarebbe terribile. E magari tra qualche tempo, quando si saranno calmati gli animi, non so, quando Esmeralda sarà diventata la moglie di Giulio Armando. Il signor Rodolfo non potrà fare altro che accettare le cose come stanno, è inevitabile. Solo allora potrai rivelargli che Esmeralda è sua figlia.
Allora sì, sarà il momento giusto per dirglielo. Adesso è importante non dire nulla. Taci, ti prego. Per l'amor del cielo, non dirlo. Come mi piacerebbe vedere le cose che mi stai descrivendo. Da come ne parli, devono essere bellissime. Ti assomigliano, come tutto ciò che ci circonda. Sei delicata, incantevole e bellissima. Non c'è alcun dubbio, Dio è stato molto generoso con me. Mi ha regalato molte cose belle. E una di queste è stata incontrare te. Amore, tra poco i tuoi occhi potranno vedere. Il dottor Lascano dovrebbe essere tornato dall'Europa. Sono sicuro che tra breve mi contatterà per dirti quando potrai operarti. Speriamo. E se non lo farà? Ma certo che lo farà. È un professionista e gli interessa molto il tuo caso. E mi ha assicurato che presto potrai vedere. Sono appena tornato dall'Europa e ti scrivo per dirti che puoi accompagnare qui Esmeralda quando preferisci. Ho già predisposto tutto per l'operazione. Ti abbraccio affettuosamente. Alvaro Lascano. Con questa lettera lo tengo in pugno. Ah, Cristiana, immaginavo di trovarti qui. Stavo facendo due chiacchiere con Dominga. Beh, no, parlavo solo io, veramente. Poverina, lei non può farlo, muove soltanto la testa, si sarà annoiata. Perché non le fai vedere il giardino qui fuori o la cappella? Sì, sì, è una buona idea, è proprio quello che avevo intenzione di fare. A me è venuto appetito, che ne dite? Facciamo uno spuntino? Naturalmente puoi venire anche tu, Dominga. Esmeralda è fuori in giardino con Giulio Armando, puoi stare tranquilla, non c'è problema. Dionisio? Dionisio? Salve. In cosa posso servirla, signora Fatima? Ecco, ho deciso di accettare la tua proposta. Vorrei andare in paese a comprare alcune cose. Mi puoi accompagnare? Oh, con molto piacere, signora. Mia figlia Graziella verrà con noi. Hai a disposizione un'auto? Certo che sì. Abbiamo il pick-up. Oppure, se vuole, chiedo a Giulio Armando di prestarmi il fuoristrada. No, non è necessario. Il tuo pick-up andrà benissimo. Sono pronto a partire quando vuole. Va pure a prepararti. Noi saremo pronte fra un attimo. Certo, va bene, signora Fatima. Presto ci sposeremo anche in chiesa. Potremo gridare al mondo che ci siamo uniti davanti a Dio. E a quel punto nessuno potrà più separarci. Ma che ci andiamo a fare in quel sudicio paese? Non capisco. Andiamo a preparare una bella sorpresa per le nostre graditissime ospiti, cara. E posso sapere quale sarebbe il mio ruolo nel tuo piano? Devi aiutarmi. Ho bisogno di un consiglio, so che hai buon gusto. Esmeralda! Maledetto! L'ha portata via. Ma io so dove trovarla. Dionisio, chi è quell'uomo? Quale, signora? Laggiù, quello che sta galoppando in mezzo al campo. Mi dispiace, ma non l'ho visto. Che tipo strano. Portava un grande cappello e un mantello nero che svolazzava al vento. Aveva un aspetto piuttosto sinistro. Ah, allora deve essere il dottor Malaver. Lucio Malaver, il dottore del paese. Ah, sì. Sì, sì, mi pare di aver sentito parlare di lui. Ed è realmente così. Così come, signora? Così come appare, alquanto bizzarro. Sembra che sia un uomo molto solitario. Dicono che ce l'ha con tutti, che non può soffrire nessuno.
ad eccezione di Esmeralda. No, a lei vuole molto bene. Si è sempre occupato della sua educazione, dal primo giorno che l'ha conosciuta. Ed è da tanto tempo che la conosce? Beh, Esmeralda avrà avuto 12, 13 anni. Era ancora una mocciosetta. Molto interessante, molto interessante. Siamo intesi, allora. Ti affido Esmeralda durante la mia assenza. Abbi cura di lei, mi raccomando. È bello questo suo amore per Esmeralda. Vorrei che qualcuno avesse il coraggio di battersi così per me. Capiterà anche a te, Adriano. Magari quando meno te lo aspetti, vedrai. Io non lo credo proprio. Ma chissà, staremo a vedere. Vorrei che fossi sempre a disposizione di Cristiana. È lei che si occuperà di Esmeralda e di Dominga. Parta tranquillo, dottore. Lo farò con molto piacere. Guardi che ci tengo anch'io ad Esmeralda. Forse anche più di lei. Non lo credo. E sai perché? Perché Esmeralda è mia moglie adesso. Che dice? Esmeralda? Sì, è vero, Adriano. Ci siamo sposati ieri con il rito civile. Accidenti. Questa proprio non me l'aspettavo. Non me lo sarei mai immaginato. Ti raccomando di essere discreto. Lo abbiamo detto solo a Dominga, a tua sorella Firmino e a tuo padre. E anche a Melesio. Sarò muto come una tomba. Io per le storie d'amore ho un sacrosanto rispetto. Confido nel tuo silenzio. Per il momento è bene che teniamo segreto il nostro matrimonio. Al momento opportuno tutti lo sapranno. Conti pure su di me. Ora più che mai avrò cura di Esmeralda. Giulio Armando, torniamo a casa. Dominga si sente sola senza di noi. Come vuoi tu, tesoro. Ti ringrazio, Adriano. Prego, dottore. Che bello che almeno tu possa essere felice, Esmeralda. Cristiana mi ha detto che lei ha adottato Esmeralda quando morirono i suoi. Senta, mi tolga una curiosità. Esmeralda non aveva nessun familiare che fosse in grado di prendersi cura di lei. Lo chiedo perché è diversa dalla gente di qui. Si direbbe quasi che appartenga, come dire, ad un'altra classe sociale. I suoi genitori erano nativi di questi luoghi. Uno solo di loro. E il papà? Ah, e lo conosciamo qui alla Casa Grande? Spero che saremo ben accetti anche se non siamo invitati. Ah, venite, venite, sedetevi. Posso offrirvi una limonata? O preferisci la tequila, Giulio Armando? La tequila va bene, ma come la prende papà, te lo ricordi, vero? Con un po' di sale e del limone. Adesso te la preparo. E tu, tesoro? Io preferisco una limonata, se è possibile. Te la verso subito, amore. Che ci fa da queste parti, dottore? Sto cercando Esmeralda e tu puoi dirmi dov'è. Mi spiace, qui non la troverai. Menti! Sono stato alla baracca e non c'era nessuno. Neppure quella vecchia megera di Dominga. Sono andata in paese con il dottor Peñareal. Al ritorno forse le riporterà a casa. Spero per te che tu non abbia mentito. Vado ad aspettarla alla capanna. E se non tornano, allora ne riparleremo. Dimmi un po', ti trovi a tuo agio qui con noi? Sì, signora. C'è una cosa che mi sono chiesta spesso, Esmeralda. Com'è che ti esprimi così bene? È Lucio che mi ha insegnato tutto quello che so. Lucio? Si riferisce al dottor Malaverman, il medico del paese. Ma non dicono tutti che è una persona piuttosto strana? Sì, signora. In effetti è un po' orso. Non esce quasi mai di casa. Però è tanto sensibile. Ama la bellezza ed è molto colto. Pare che tu gli sia affezionata. Sì, moltissimo. È stato così generoso con me. Si è prodigato tanto. Non lo ringrazierò mai abbastanza per la sua pazienza e per avermi insegnato tutto quello che so. Ma questo appartiene al passato, perché presto Esmeralda sarà operata. E quando potrà vedere, sarà in grado di istruirsi da sola. Ah, allora l'operazione ormai è una cosa sicura. Sì, mamma. Stiamo solo aspettando il via da Alvaro Lascano. E quando Luce lo dirà, partiremo per Città del Messico, dove sarà operata subito. Perché buttare tutti quei soldi in porcherie? Io non la considero una perdita. Questo è un investimento, aspetta e vedrai. Se permettete, ora vado a preparare la valigia. Ti accompagno, figliolo.
Con permesso. Prego, signora. Posso avvicinarmi alla fontana? Ma certo, cara. Ti accompagno io. Grazie. Attenta. Sì, vieni. Grazie. Sono contenta che Esmeralda e Dominga siano alla casa grande. Dopo faccio una scappatina a salutarle. Sai se papà tarderà molto? Chi lo sa? La signora Fatima doveva sbrigare un paio di cose. Se si fosse trattato di Graziella, avresti potuto accompagnarla tu? No, Florisita. Anche se mi costa molto ammetterlo, tra noi è finita. Non ci vuole molto per ridestare l'interesse della signorina. Basterebbe che ti mostrassi in giro con una ragazza del paese, una di quelle che ti fanno gli occhi dolci come Zenaide, la figlia di Martial. Non mi dirai che è brutta. Beh, no, questo no, tutt'altro. Ti fai vedere con lei per il paese. I soliti pettegoli lo riferiscono a Graziella e il gioco è fatto. Quale gioco? Quella muore di gelosia. È un sistema infallibile, Adriano. Ehi, ragazzina, che ne sai tu di queste cose? Tu fa come dico. Questa sera ci sarà una festa in casa di Martial e noi siamo invitati. È un'occasione per fare la corte a Zenaide. Questo è il suono che più mi piace. Il rumore dell'acqua. Ascolti. Sembra che stia cantando. Ha un suono così dolce. Così rilassante. Eh sì, figliola. Tu hai ragione. Pare che stia tentando di dirci qualcosa. Lei è molto buona, Cristiana. Sapesse quanto le sono grata. No, io non ho fatto proprio niente, cara. Ma come no? Mi tratta sempre con tanto affetto. Come se mi conoscesse da tutta la vita. Perché potrebbe essere Esmeralda. Avrei potuto conoscerti da piccolina. E invece di Dominga, potrei essere stata io quella che ti ha allevata. Se Dominga non mi avesse adottata quando sono rimasta orfana, beh, forse la signora Bianca si sarebbe presa cura di me. Sì, è probabile. Visto che ero figlia di un bracciante della fattoria ed ero rimasta sola al mondo, se non altro, l'avrebbe fatto per carità. Sì, per carità. Spero che adesso non ci lascerai mai più, Esmeralda. Oh, se Dio facesse il miracolo di farti restare per sempre in questa casa. La ringrazio molto per le sue parole. Non lo dico solo perché ti voglio bene. Lo dico perché sarebbe un atto di giustizia. Questa casa è tua. Come è tuo tutto quello che appartiene alla famiglia dei Peñarreal. Perché mi dice queste cose, signora Cristiana? Secondo lei tutto mi appartiene, ma io non so per quale ragione. Beh, una ragione c'è. E vedi, Giulio Armando mi ha confidato il profondo amore che nutre per te e la sua decisione di portarti all'altare. Perciò è chiaro che, essendo l'unico erede del patrimonio dei Peñarreal, questa eredità la dividerà con te e lo farà con grande gioia. Io ho tanta paura del signor Rodolfo. So che ha minacciato Giulio Armando di diseredarlo se continua a frequentarmi. Lei pensa che ne sarebbe capace? Io mi auguro di no. Cara, abbi fede, vedrai che un giorno Dio addolcirà il suo cuore. E comunque vada, Giulio Armando rinuncerebbe a tutto per amor tuo. Lo spero tanto, signora Cristiana. Perché io non potrei vivere senza di lui. Per quanti giorni conti di rimanere in città? Non lo so ancora. Devo andare all'università e poi ci sono delle cose che devo sistemare. E pensi che per una faccenda del genere occorra tanto tempo? Beh, ho parlato con Sebastiano l'ultima volta che sono stato là e gli ho chiesto di aiutarmi a trovare un appartamento. Ma come, figlio? Mamma, dobbiamo affrontare la realtà. Papà si ostina a respingere la donna che io amo. Non mi rimane altra strada. Esmeralda e io abbiamo deciso di unire le nostre vite per sempre. E così faremo. Ormai è deciso. Dionisio, consegna i pacchi a Giacinta e dille di portarli nella stanza di Graziella. Dille anche che può servirci il pranzo. Sì, lo faccio subito, signora. Sto morendo di fame. Appena finito di mangiare, sistemeremo tutto. Non capisco perché devo sempre aiutarti, qualunque cosa ti venga in mente di fare. Perché sono tua madre. I figli devono avere fiducia nei genitori.
Quando avrai un figlio capirai che ho ragione. Ne dubito, se continui di questo passo. Ah, non cominciare, ti prego. Prova a darti da fare invece di startene lì con le mani in mano. Devi darmi un minimo di aiuto se vuoi riprenderti Giulio Armando. Io da sola non posso fare tutto, piccola. Grazie, signora Cristiana. Dominga ha bisogno di dormire un po'. Ma certo, riposatevi tutte e due. Quando mi chiamate io arrivo. Va bene, la ringrazio. Coricati, Dominga. Vuoi che ti stia vicino? Sì. Bene, allora mi siedo qui. Senti, ti piace questa casa? No. Ma ci staremo solo qualche giorno. Anche se la signora Cristiana mi ha detto che questa casa mi appartiene e che vorrebbe che restassi a vivere qui per sempre. Sì, è tua. È tua. No, Dominga. Non potrei mai sentirmi padrona tra queste mura. Dottor Malaval. Ti stupisce vedermi qui? Beh, sì. Sto aspettando che arrivi Esmeralda. E tu sai dove è andata? Scusi, ma per quale ragione io dovrei sapere? Perché Esmeralda ti racconta tutto, tu sei il suo confidente. Ebbene, no, non lo so. Spiacente, dovrà aspettare che ritorni. Se vuoi saperlo, è tutto il pomeriggio che aspetto. Lo so, se l'è portata via quel dannato. Esmeralda me l'avrebbe detto. Allora dove diavolo si è cacciata? Le do un consiglio, non perda la calma, dottor Malaver. Non ci guadagna niente ad agitarsi in quel modo. Quell'intruso me l'ha rubata. Dopo tutti i sacrifici che ho fatto per educarla, per istruirla. Esmeralda non è una sua proprietà, caro dottor Malaver. Non ha alcun diritto su quella ragazza. In questo caso la ragione è dalla mia parte. Non sono autorizzato a parlare di queste cose con nessuno. È il signor Peñareal l'unico che ha il diritto di farlo. Però il mio consiglio è quello di calmarsi e di lasciare le cose come stanno. Non aspetterò che arrivi. Andrò in quella casa e la porterò via con me. Lei non può fare questo, dottore. Esmeralda non è più una povera donna indifesa. Zia Tula! Ciao, che cosa sei venuta a fare qui? Sono tanto contenta di vederti, come stai? Bene, Floresita, e tu? Anch'io sto bene. Senti, sono venuta per Esmeralda, tu sai se è qui? Puoi aspettare un momento? È meglio che chieda a Giacinta. Stavo andando a vedere se hanno sparecchiato. Oggi la signorina Graziella e la signora Fatima sono arrivate tardi. Ah, allora è in casa la signorina Graziella. Sì, eccomi qui, Floresita. Hai bisogno di me per qualcosa? No, signorina, ma visto che c'è, ne approfitto per darle un saluto. Sono venuta a trovare Esmeralda. Adriano mi ha detto che è qui. Già, infatti. Bene, allora vado a cercarla. Ma devo sbrigarmi. Tra un po' arriva mio padre e si arrabbia se non trova nessuno. Stasera non c'è nemmeno mio fratello perché è invitato alla festa che dà la figlia del signor Marcial. Le tue figlie non ci vanno, zia Tula? Non so, a me non hanno detto niente. No, io non sono stata invitata, solamente Adriano. Ma è chiaro, le ragazze spasimano per mio fratello. E lui deve aver messo gli occhi su Zenaide, la più carina. Ah, è un bocciolo di rosa quella ragazza. E vedessi come lo guarda, è veramente pazza di lui. Esmeralda, ti disturbo per caso? No, no, mi dica pure. Ho una sorpresina per te, cara. Andiamo nella stanza di Graziella. Sì, però... No, no, non preoccuparti. Ti guiderò io, sta tranquilla. La ringrazio. Vieni. Così. Attenta, c'è il gradino. Molto bene. Ma perché me la prendo tanto? Sono una stupida. In fondo che mi importa? È giusto che si trovi una ragazza adatta a lui. Graziella, c'è qui Esmeralda, così le diamo quello che le abbiamo comprato. Graziella? Sì, sì, va bene, mamma. Esmeralda.
Dove stai andando, tesoro? Tua zia ha detto che deve darmi una cosa. Sì, è una sorpresa. Ti accompagno allora, ti va? Mm-hmm. Posso, zia? Cara. Esmeralda mi darà retta. Quell'uomo non è adatto a lei. Riuscirò a farglielo capire. Aspetti, dottore. Scansati, lasciami uscire. Devo dirle una cosa che è necessario che sappia. Lasciami passare! Esmeralda non è una povera contadina, un'orfana di cui lei può disporre a suo piacimento. Che stupidaggini stai dicendo? Non sono stupidaggini. Quella ragazza ha una famiglia, un nome e una posizione di gran lunga superiore alle altre, anche alla sua. Non pretenderai che creda queste stupidaggini! Esmeralda ora sta nella casa grande e non sa che quella è la sua vera casa. Perché lo dici? Perché appartiene a lui, al dottor Peñareal. Lo dico perché Esmeralda è la vera e unica figlia di Rodolfo e Bianca Peñareal. Come ti viene in mente di dire che Esmeralda è figlia dei Peñareal? Sei impazzito per caso? Ne sto dicendo la verità. Non ho l'abitudine di parlare a vanvera. Ma è assurdo. Completamente assurdo. Non penserai che possa crederti. E allora qual è il tuo scopo? Gliel'ho detto solo per impedirle di fare qualche pazzia. Esmeralda è una donna irraggiungibile, dottor Malaver. Né per amore, né a scopo di vendetta. Non tenti di avvicinarsi a lei. Tanto vale che cominci ad abituarsi all'idea che la perderà. Ti sei inventato tutto. Di vero non c'è una parola. Ora le racconto tutta la storia. Così si convincerà. Entra, Giulio Armando. Guarda che bella sorpresina abbiamo preparato per Esmeralda. Vieni, vieni, cara, vieni. Tocca, così capirai cosa sono. Coraggio. Ti piacciono, eh? Vestiti per me? Certo, certo, mia cara. Sono vestiti molto, molto adatti a te. Eh? E ti ho anche comprato queste scarpe da indossare coi vestiti nuovi. Zia Fatima, mi vuoi dire che cos'è questo scherzo?